Bentrovati, ci prendono continuamente in giro, anche l'ultimo incontro tra Bossi e Fini non poteva partorire assolutamente nulla, anche perché Fini e il suo raggruppamento in un mese ha cambiato posizione e quindi è vero che cambia ragionamento in modo frequente, ma è anche vero che non lo può cambiare da domenica ad oggi, quando ha detto Berlusconi si deve dimettere, perché un mese fa aveva detto sì ai 5 punti per risanare, diciamo, il rapporto politico e per continuare ad andare avanti. Poi a Perugia ha dimenticato quello che ha detto e ha aperto anche, come dire, una strada nuova legata al diritto costituzionale, perché di solito i ministri, i sottosegretari, cioè coloro che sono stati nominati nel governo e nel sottogoverno, rimettono il mandato a chi? Al Presidente del Consiglio, che li ha di fatto nominati e scelti. Bene. Questo non avviene più nella Seconda Repubblica, vi è una prassi diversa, si rimette il mandato al Presidente della Camera, che per prassi era sempre una istituzione al di sopra delle parti, mentre cambia la prassi anche in questo Gianfranco Fini, ritorna leader non del vecchio partito, ma bensì di un nuovo partito, per cui di fatto non è al di sopra delle parti, ma di questo non ci dobbiamo scandalizzare, anche perché lo stesso Emiliano ha affermato, il sindaco di Bari, che il futuro della politica e dei partiti è il personalismo, quindi dicendo sì a una logica di carenza, come dire, di idee e di storia dei partiti, e ha aperto la strada nuovamente al berlusconismo e quindi al lideraggio del soggetto che in questa Seconda Repubblica di fatto sta facendo il buono e il cattivo tempo. Ma Fini chiede le dimissioni. Altra anomalia, cioè non solo il Presidente della Camera non può ricevere, come dire, le dimissioni dei ministri, dei sottosegretari o viceministri nominati in un governo, perché non è consentito dal diritto costituzionale, in più chiede le dimissioni del Presidente del Consiglio. Altra grandissima anomalia in un paese in cui ormai tutto, ma dico veramente tutto, è anomalo, con il paradosso che fanno più politica i comici. Vedi l'altra sera il grande Benigno, vedi anche Grillo che stimola nelle varie piazze d'Italia. Ma la verità è un'altra, che Napolitano non si prenderà, come dire, l'onere di staccare la spina a questo governo perché vi sono una serie di difficoltà. Questo governo probabilmente non può cadere ora perché sarebbe un danno ancora maggiore per coloro che la pensano in modo differente da Berlusconi, sarebbe ancora maggiore il danno per tutti quanti noi cittadini rispetto al danno che secondo gli anti-berlusconiani potrebbe produrre questo. E la verità è che vi sono una serie di passaggi che condurranno al 14 dicembre, quando la Consulta riterrà opportuno o meno il legittimo impedimento. Ecco, si deve arrivare a quella data per poi arrivare all'approvazione della legge finanziaria e poi si vedrà cosa realmente accadrà. In ogni caso, noi viviamo le anomalie di un Presidente della Camera che chiede le dimissioni, al di là della posizione politica, non è proprio in quanto figura istituzionale che non può chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio, l'anomalia che riceve la restituzione delle deleghe dei ministri, dei sottosegretari e dei viceministri di questo nuovo raggruppamento che lui stesso ha creato e non può lui, non si può a lui rassegnare le dimissioni, per cui sono soltanto un momento di spettacolo politico e poi di fatto noi dobbiamo subire i costi dell'iPad regalati non solo ai consiglieri della Regione Puglia, a tutti e nessuno lo ha rifiutato, ma anche ai parlamentari. E intanto, come dire, i giovani cercano occupazione, i pensionati non riescono ad andare avanti e tutte le anomalie di questa società ricadono in ogni caso sui cittadini.